Pietrini e quelli di Radio City. Fa girare la testa. Ma a New York più di 3.000 persone. Questo nuovo edificio di 24 piani è praticamente tutto finestre. Con un nuovo ed efficientissimo sistema bastano due uomini per lavare rapidamente e comodamente tutta la superficie esterna del grattacielo. Dal tetto scende lentamente una piattaforma elettrica che si estende per la lunghezza di 6 finestre. Pulito un gruppo di finestre, la piattaforma scende a quello successivo. La si fa poi risalire fino in cima e la si sposta lateralmente tutto intorno all'edificio. Sebbene la superficie di vetro da lavare sia qui 5 volte più estesa che negli altri edifici delle stesse dimensioni, due operai possono portare a termine il lavoro in una frazione del tempo necessario col vecchio metodo. La pallacanestro si gioca in tutto il mondo. Negli Stati Uniti ogni anno circa 8 milioni di persone praticano questo sport. Ma questa squadra che si sta riscaldando prima di una partita appartiene ad una categoria speciale. Sono i famosi Harlem Globetrotters. Essi hanno arricchito il gioco di trovate spettacolari del tutto originali. Comincia la partita. Da 25 anni questa straordinaria squadra gioca contro i migliori complessi americani, europei, africani. L'anno passato ha giocato 340 partite, perdendone soltanto 6. I Globetrotters giocano con la massima serietà fino ad assicurarsi un cospicuo vantaggio. Dopodiché fanno della vera e propria accademia. E che spettacolo! L'intervallo trova i Globetrotters al sicuro con un solido punteggio. Ora il pubblico potrà godersi una vera e propria commedia. Vuole davvero una straordinaria abilità per mescolare così bene lo stile con la commedia. Ma non è certo l'abilità che manca agli Harlem Globetrotters, i fuori classe della pallacanestro.
viaggiatori dovevano pernottare in albergo. Oggi invece l'industria automobilistica moderna ci offre un ottimo sostituto, la casa a rimorchio. Chi possiede un'automobile può così viaggiare come e dove vuole e stare sempre a casa sua. Negli Stati Uniti ci sono oggi più di 185.000 di queste case mobili. Per fermarsi a pernottare basta entrare in un parcheggio, come per esempio questo nella Florida. La tariffa del posteggio è molto modesta. I proprietari fanno del tutto perché i viaggiatori vi trovino ogni comodità. Chi si ferma abbastanza a lungo può anche farsi un orticello. La casa rimorchio è un capolavoro di ingegneria e di comodità. Essa è fornita di un impianto elettrico e di tubature per l'acqua. Quando si arriva in un posteggio, non c'è che da collegarsi alla rete locale. Le persone di età avanzata vengono qui per sfuggire ai rigori di un inverno nordico. Passano il tempo facendo fiori artificiali e altri oggetti ornamentali con le conchiglie che si trovano sulle spiagge della Florida. In abbondanza per persone di tutte le età. E gli stessi vantaggi.